signori e signore Paola Oliveira, la grande Paola, numero uno del Brasile e del carnevale brasiliano di Rio de Janeiro 2020. Signore e signori, questa non si batte. E chi la batte questa? Questa non si batte, questa è la Bernadette. È la Bernadette. Questa è come Jean-Louis Rossini. Non si batte, non si batte. Questa è come Varenne. Questa in Brasile non ci arrivate, signori e signore. Questa in Brasile è la numero uno, la più amata da tutti i brasiliani. Forse il successo che poteva avere Raffaella Carrà al suo tempo, senza avere però questa c'ha in più la bellezza che Raffaella non ci aveva, però ha lo stesso successo, cioè è amatissima, oltre che a essere bellissima, perché questa la vediamo adesso qui che aveva 38 anni, io ci metterei la firma oggi, anche perché io diciamo la persona di cui sono innamorato sta rifacendo una vita, io per sopravvivenza cercherò di andare avanti, e quindi con Paola sinceramente ci metterei la firma oggi, ma non solo io, perché c'ha tipo 25 milioni di fan su Instagram, più tutto il Brasile che la ama, anche se da noi diciamo è sconosciuta. Grandissima Paola, vedete qua nelle prove da strada per il carnevale 2020. Questa è una grande attrice, ma veramente brava, veramente del popolo, lei vuole bene a tutti e si fa voler bene da tutti. Chiaramente questo le costa a livello amoroso una vita un po' sentimentale, come tutte le dive, come tutte le star, molto travagliata e molto, tra virgolette, infelice, anche se lei comunque è felice a stare da sola, anche se però non so fino a che punto, diciamo, l'amano tutti, ma poi avrebbe bisogno appunto del suo uomo personale. Si sta con uno adesso, come uno di questi babbocci provvisori, diciamo. Ecco che samba nella scuola con il bambino prima del carnevale, è un'altra prova, ma vediamo. E quindi vi dicevo, 38 anni, non ha figli, e questo è il peccato grave, perché una così doveva fare almeno 5 figli tipo la nostra Vandanara, perché la bellezza deve essere sempre un tramite, come dico negli altri video, come ho sempre detto, deve essere sempre un obbligo a fare altra bellezza. E lei, anche se la vediamo che uno la vede, dice vabbè, per dire, c'ha poco seno come tutte le sudamericane del Brasile, e c'hanno tanto sedere e c'hanno poco seno. Noi in Italia abbiamo tanto seno e poco sedere, se vogliamo, e ha queste bracciotte grandi e questi polpaccioni, e però è bello, non ve lo so spiegare, perché appunto queste persone hanno qualcosa in più alla nascita, poi vediamo come si muove, come balla veramente come si dovrebbe ballare il samba, è quella che mi piace di più come balla il samba, senza dubbio, graziosa, sciolta, ha un suo stile, una sua, ce l'ha dentro, insomma, lo sente molto. E quest'anno ha fatto la mattatrice del carnevale del Brasile, vestita da, eccola qua, Cleopatra, la nostra Cleopatra nel carnevale, nella sfilata di Grande Rio, della scuola di Grande Rio, che è arrivata terza. E questa è la nostra Cleopatra alle prove, alla presentazione del suo vestito di carnevale, con il quale sfilerà. E adesso vi mostrerò un po' di pezzi ripresi qua e là. Oltre a questo, lei, ripeto, è una grandissima attrice, ci sono anche dei film in giro che potete vedere, oltre a essere attrice di telenovelas, che ha fatto sicuramente la sua fortuna, ma è mostruoso, perché è simpatica, è bella, sembra, va d'accordo con, è una che piace a tutti, cioè, veramente, una volta che la riuscite un po' a inquadrare, a conoscere,
95% piace da tutti, cosa che è per pochi a questo mondo piacere a tutti. Guardatela qua, la nostra Cleopatra. La nostra Cleopatra. Al carnevale della sfilata del Grande Rio, questa è la reina da batteria, davanti alla batteria e la regina della batteria. Poi, essendo lei una star, tra l'altro, tipo come abbiamo noi in Italia, diciamo tipo Belen, però è 20 volte più popolare di Belen perché gioca in casa, ha anche queste bizze da star, tipo che ha congelato i suoi ovuli perché se un giorno vorrà avere dei figli si prende il tempo, diciamo, e si sceglie con chi farli e quando farli, cosa che io sono chiaramente contrario, che essendo un natural mystic sono contrario, quindi per questa cosa qua non mi piace molto, però questa la possiamo risolvere facile perché se riesco a conoscere l'aggancio facciamo tutto e subito. Non vi preoccupate, quella convinta. Il problema è agganciarla perché non è che ce ne sta uno e due di persone che gli vanno dietro, è quasi impossibile. Quando caccio un post in un giro di 5 minuti fa 3000 commenti, diventa una cosa un po' difficile da farsi notare, però vediamo, ci proverò. Ripeto, per pura sopravvivenza, perché l'amore è un'altra cosa, ma mi butto un po' in queste cose. Ho detto questo, poi è stata quella appunto che mi ha tirato su in questo momento di quarantena depressivo. Questa è l'unica cosa a carnevale che mi ha tirato su. Il samba mi ha fatto muovere, mi ha fatto ballare, mi ha fatto veramente, mi ha fatto bene, quindi non la ringrazierò mai abbastanza. E quindi spero che la seguiate con interesse da adesso in poi e che vi appassionate anche voi al carnevale, anche attraverso questi miei video dove vi racconto un po' tutto, come mi appassionate a me, così ci iniziamo a preparare per il carnevale prossimo. E chi ci può andare, speriamo finita questa quarantena, fa la cosa migliore della sua vita. Grande Paola Oliveira, un saluto a tutti, grande carnevale brasiliano. Vi lascio con lei, vedetela e godetela, la Cleopatra.